Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Qua è Medozzo che vi sta parlando a bomba. Porca miseria, ogni volta mi devo spaccare una mano quando devo fare la intro. Benvenuti in questo nuovo video, perché questo è un video storico, perché Ronaldo Junior sta per fare una promessa a me, a voi, insomma a tutti quanti quelli che ci guardano. Sta per dire, quindi sta promettendo che, ovviamente avete anche capito dal titolo, sarà l'ultimo furto di Ronaldo Junior, cioè sarà l'ultima Lamborghini che Ronaldo Junior ruberà. Cioè questo bambino, no? Un bambino normale va a scuola, si diverte, sì, magari fa qualche cagata ogni tanto. Lui invece non va a scuola, gioca a calcio, fa cagata in continuazione, e per questo, porca miseria, è un grande, quindi merita tutto il nostro rispetto. In ogni caso, ragazzi, questa sarà la Lamborghini definitiva, quindi anche, sapete, nella realtà è un modello molto molto ma non dico spettacolare, è un modello molto raro, oltre che essere bello. Per cui non perdetevi questo video, perché ci sarà Lamborghini definitiva, la terzo millennio, che è una Lamborghini prettamente futuristica, secondo me. Quindi voi la vedrete anche nel gioco. Per cui mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi al canale per supportare i prossimi video, quindi supportare anche me. E vi ricordo che a fine video potete essere salutati, basta che cercate e mettete like su @RealAntony e venite a seguire. In questo modo posso salutarvi a fine video, quindi ricordatevi. Pagliacci e pagliacci, benvenuti qui insieme al nostro medico unico inimitabile Ronaldo Junior. Pronti per questo nuovo episodio a bomba, perché lo vedrà protagonista molto molto da vicino, perché farà la sua ultima pazzia in questo ambito. Anche se Ronaldo Junior aveva detto no alle pazzie tanto tempo fa, ma voi siete stati monelli e cattivi e avete voluto che Ronaldo Junior tornasse di nuovo alla carica. Allora, lasciate che vi spieghi oggi dove siamo, cosa stiamo facendo e perché ci troviamo qui alle 11.06 e ho zumpato la scuola. Ma abbiamo zumpato la scuola, abbiamo fatto sega, come si dice da voi, non lo so. Insomma, abbiamo saltato a scuola per un buon motivo. Papà è stato chiamato qui, cioè è stato chiamato in realtà Jasmine, ragazzi, è stata chiamata, che vedete, la vedete lì vicino a una auto stupenda. È stata chiamata a fare... diciamo la ragazza immagine, la donna immagine, che sarebbe più o meno, siete mai andati a delle fiere dove ci sono motori, macchine, no? Mettono sempre delle donne, ecco, per attirare più gente possibile. E infatti in me sta girando veramente le balle che tutti stanno fotografando il culetto della mia fidanzata. Hai capito? Vagliano, guardate, non voglio essere razzisti, ragazzi, se no sarei razzista. Vabbè, insomma, ragazzi, mi dà fastidio che tutti stanno fotografando sicuramente la macchina, non metto in dubbio, ma sono attirati anche dal bel culetto di Jasmine. E Jasmine, giustamente, ragazzi, facendo la ragazza immagine, è pagata per mettersi in certe posizioni e certe pose. Questa cosa mi fa veramente incazzare, perché Ronaldo Junior, ragazzi, è geloso. Vabbè, comunque, tralasciando questo, Jasmine è stata chiamata per affiancare. Ecco, vedete, quando si mette in quelle posizioni, ragazzi, a me dà fastidio, cioè è bello da vedere, però da farsi, vabbè, insomma, è stata affiancata per la Lamborghini terzo millennio, ragazzi, una vera bomba. Infatti è una macchina davvero pazzesca, infatti molto ovviamente adesso arriveranno anche quelli della stampa, perché noi, essendo amici di Simon, siamo venuti un'oretta prima. E come vedete, qui c'è papà che sta discutendo un attimino con Fede, quindi sta parlando con Fedez, no? So che stanno guardando, so che stanno facendo. Noi siamo stati chiamati per concessione, è tutto da Simon, perché tanto tempo che ci conosciamo, gli ho occupato tante auto. E poi ovviamente sono venuto perché c'è Jasmine. E ragazzi, non lascerei mai Jasmine lì essere fotografata seminuda con culo al vento a tutti questi. Quindi sono venuti qui. Io ho sumato la scuola, papà è venuto qui per accompagnarmi, è stato anche chiamato da Simon, diciamo, per questo motivo qua. E la cosa pazzesca è che papà e Fedez stanno discutendo sull'auto, ragazzi. Sì, perché ora vedremo anche l'auto, cioè forse voi non l'avete vista che auto abbiamo lì. Non l'avete proprio vista, non la vedrete mai da nessuna porca miseria di parte un'auto del genere. Bene. Ebbene, ragazzi, lasciate che vi spieghi velocemente la storia di quest'auto. Vedete, qui c'è Chiara Ferragni che è stata chiamata per sponsorizzare l'auto da... proprio da Simon, perché ovviamente essendo una fashion blogger molto famosa è stata chiamata insieme a Jasmine, che fa la ragazza immagine, perché sì, Chiara è bella, però da mettere Chiara con Jasmine? No! Quindi, ragazzi, lasciate che vi spieghi la storia di quest'auto. Non voglio passare in mezzo alle foto, sennò mi bestemmiano. Questa, ragazzi, è la Lamborghini terzo millennio. È una cazzo, perché bisogna dirlo, sì, di auto bella, stupenda, futuristica, meravigliosa. Perché guardatela, è un'auto che ricorda tanto tanto, diciamo,
il concept futuristico ed è una Lamborghini unica nel suo genere, è un unico modello esistente al mondo ed è stato portato qui, sapete da chi, porca miseria, non da Lamborghini ragazzi, ma attenzione, da una persona che ha rilevato l'ultima quota sull'auto tramite un'asta ed è riuscita a comprarsela. Infatti è questo di cui papà e Fedez stavano parlando. Vogliono la Lamborghini. Fedez penso che non possa fare una cosa del genere. Papà ha i soldi, però non penso che si possa fare. Signore lì, quello che avete visto, guardatelo, ve lo faccio rivedere bene. Questo signore qua, guardatelo, eccolo, proprio lui ragazzi, è il proprietario di quella Lamborghini. E non ci crederete mai, ma è il proprietario di quel palazzo lì. Esattamente ragazzi, quel signore lì è proprietario di tutte le banche di Los Santos e dintorni ed è proprietario soprattutto della grande, grandissima banca Los Santos che ormai conosciamo, ovvero la Mets Bank. Infatti, avendo a disposizione tutte le banche, essendo direttore di banche di Los Santos, non solo della nostra città ma anche di altre, non si sa come, il perché ragazzi, forse addirittura più ricco di mio padre. Non lo so, ragazzi, non lo so, mi viene il dubbio. È riuscito a rilevare questa fantastica auto che... Scusate un attimo se passo in mezzo, ma devo farla vedere. Cioè, guardate, ragazzi, la faccio vedere in prima persona. Mettiamo il dubbio che Jasmine sia più gnocca della macchina, questo è sicuro. Però è qualcosa di assurdo. Guardate. Cioè, e ricorda tanto un'auto futuristica. Già la Lamborghini in sé per sé ha un concept semi-futuristico. Ma ragazzi, ora è diventata veramente qualcosa di... proprio inafferrabile, ineguagliabile una cosa del genere. Infatti come vedete ha destato molto i sospetti. E poi c'è Jasmine che mostra il suo culo gratis, vabbè. Ok, lo scopriamo dove abita e gliela andiamo a rubare, come solo Ronaldo Junior sa fare. Già, il momento è appena finito, nel senso che sono andati via i giornalisti e insomma la gente che è venuta a saperlo. La cosa che mi sta facendo incazzare, che mi sta convincendo ancora di più a rubare questa Lamborghini per mio padre, perché ragazzi, io già la sesto elemento mi accontento, nel senso che non posso portare un'auto del genere perché vengo fermato immediatamente, anche perché non ho la patente. La cosa che mi sta convincendo di più a rubare questa Lamborghini è che il proprietario ci sta spudoratamente provando con Jasmine, sapendo che forse Jasmine non è fidanzata. E ovviamente Jasmine, ragazzi, deve stare al gioco, anche se non è interessata, perché si sa che, ragazzi, Jasmine non è interessata. Dove può trovare un altro come noi, come Ronaldo Junior? Da nessuna parte. E quindi c'è poco da fare. Quindi a questo punto, ragazzi, sono ancora più convinto a rubargli la Lamborghini a questo qui, anche perché guardatela, adesso ha anche aperto le portelle. È qualcosa di sensazionale quest'auto. È veramente qualcosa di sensazionale. Il signore è andato via, che ancora non sappiamo chi sia. E a quanto pare Jasmine si è rifiutata di andare insieme a lui e il signore è scazzato, se n'è andato, giustamente, come giusto che sia. E stavo tentando di convincere il signor Simon a dirci dove abita questo tizio, anche perché ci ha portato, diciamo, la Lamborghini qui. Quindi sicuramente Simon sa dove abita. E tu mi dirai dove abita, lo sai Simon? Oddio, le ho spaccate e ho fatto pure una sigaretta, scusate, scusate. Simon, mi sai dire dove abita, gentilmente? Devo andare a fare una visita di cortesia. Tu sai di cosa parlo, vero? Ti darò una Lamborghini in più da aggiustare e da revisionare. Quindi altri soldi per lui. Simon fa le magagne anche lui. Una sorta di agente segreto. Secondo quello che mi ha detto Simon, lui ha molte case, però attualmente vive di fronte a casa di Michael. Infatti noi ragazzi in questo momento stiamo facendo da una casa all'altra. E questo sarebbe illegalissimo. Sarebbe, se non erro, violazione di domicilio. Quindi non domicilio le pizze, ragazzi. Anch'io pensavo alle pizze, le pizze, no. Sarebbe violazione di domicilio, nel senso che noi non possiamo andare nelle case degli altri. Oh, sarebbe facile se trovassi qui direttamente l'auto da rubare. Però questa che cosa? Ecco, qui c'è una Maserati. Vabbè, non ci interessa. E Simon ha detto che abita di fronte a casa di Michael, però dal lato opposto. Come vedete, lì è l'Eclipse Tower. Quindi dovrebbe essere questa la zona. Quindi se voi giocate su GTA, ragazzi, andate in questo punto di mappa e fatemi sapere se c'è appunto anche questa qua. E semplicemente, no, vediamo da qua se si può scavalcare il cancello. Sì, ci basta scavalcare semplicemente questo cancello, andare da dietro e rubare la Lamborghini. No, Ronaldo Junior, devi andare piano però, non puoi correre qui. Quindi mettiti in furtiva un momento, bravo. Cammina piano. Piano! Bravo, così vado giù. Piano, piano di raso al suolo. Piano, bravo figliolo. A quanto pare c'è pure una bella coltivazione di piante. Bravo. Ok, allora ragazzi, ci siamo. Stiamo per rubare la Lamborghini terzo millennio, quella più epica che ci possa essere. Riconfermo la mia teoria.
non vedo alcun tipo di guardia intorno. Forse il garage si dovrebbe trovare dietro. Andiamo a vedere. Sicuramente non penso che lascia una macchina così costosa avanti avanti. Che tiene l'auto dentro quella cassaforte? Vabbè, non sarà mai. Vabbè, in ogni caso, ragazzi, vediamo che cosa tiene qui dentro. Oh mio Dio! Rado Junior, ma dove ti sei andato a ficcare? Ma è una cassaforte, ragazzi, piena di soldi! Oh mio Dio, opere d'arte, orologi! Oddio, ma siamo sicuri che questo sia un direttore di banche? Sì che avere tante banche comporta avere soldi, ma ragazzi, questo c'ha qua dentro si hanno qualche milione tra armi, soldi. Vuol dire che quella è droga impacchettata, spero di no. Quadri! Mi sa che abbiamo sbagliato e questa volta ci conviene ritirarci, forse l'avrà nascosta da qualche altra parte. In ogni caso, non l'abbiamo trovata, non vedo tracce di alcuna Lamborghini terzo millennio. E in ogni caso c'è poco. Oh, le guardie, le guardie! Oddio! Ragazzi, non ci credo, ma l'abbiamo sempre avuta davanti agli occhi all'entrata. Ma è lì la Lamborghini terzo millennio, guardatela! Oh, mamma! Ok, ragazzi, c'è solo una cosa da fare. Se quelli ci vedono, sono almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, ci distruggono. Perché stanno sorvegliando la Lamborghini, noi l'avevamo davanti e non l'avevamo vista, quindi ci conviene passare subito con i Molotov lì, ragazzi, fare veloce e cercare di scappare immediatamente. A quanto pare non ho avuto nemmeno il tempo di chiedere dove fosse. Ah! Dove mi trovassi, che hanno già avuto dei sospetti. Ok, non mi resta altra scelta, devo usarli, devo usarli. Ok, ragazzi, sorpresa! Woo! Andate via, forza! Via, lancio uno, Ronaldo Junior! Ok, la nostra copertura è saltata, ragazzi, dovremmo andarcene! Presto! Presto, Ronaldo Junior, presto! Oddio! Accelera subitissimo! Non abbiamo tempo, non abbiamo tempo. Ok, ragazzi, pensavo sarebbe stato molto più difficile, ma in realtà ce l'abbiamo fatta, è stato facilissimo. Ronaldo Junior, cerca di andartene. Aspettate. Dunque, dov'è che abitava Sara? Dove abitava Sara? Scusi, scusi. Che ragazzi, sto andando troppo nell'occhio. Ecco, qua, 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 qua. Posso ficcarmi qui momentaneamente. Ci sono dei nemici all'orizzonte sulla mappa, ma ancora ci segna, ma di regola ora dovrebbero scomparire perché no, non hanno tracce di noi. Ok, ragazzi, sinceramente pensavo fosse più difficile rubare una macchina del genere. Ma invece ce l'abbiamo fatta proprio facilmente. Cioè, abbiamo rubato auto più difficili. Ok, chissà la faccia che farà papà quando gliela farò vedere. Per cui, ragazzi, io direi che a questo punto io vi lascio col fiato sospeso perché il video finisce qui. Ronaldo Junior è riuscito a rubare la Lamborghini terzo millennio a un banchiere assurdo. Che poi, ragazzi, non si sa se era un banchiere. E vedrete che cosa farà Cristiano Ronaldo quando gliela faremo vedere. Perché, ragazzi, intendo fare un altro video a parte e fargli una grandissima sorpresa. Per cui, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bellissimo mi piace. Iscrivetevi al canale per supportare Ronaldo Junior, questo fantastico ladro di Lamborghini. Fatemi sapere se vi piace questa stupenda nuova Lamborghini sfenomenale che appunto è la terzo millennio. Mi raccomando, venitemi a seguire su Instagram che trovate in descrizione. In questo modo, ragazzi, posso salutarvi. Quindi mi raccomando, mettete anche qualche mi piace, che ci conto. Direi che per questo video è tutto. Ragazzi, spoilerate il video perché faremo una grande sorpresa a Cristiano Ronaldo, perché papà ancora non sa niente. Il problema è dove mettere quest'auto. E ci sentiamo al prossimo video. Qua è Megozzo, grazie per essere stati anche oggi con me. E bella a tutti. Ciao!